Una guida, cosa ci serve, cosa bisogna fare per poter volare in regola con il nostro drone. Andiamo a vedere. Ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video dove andremo a vedere cosa ci serve e cosa bisogna fare per poter volare in regola e in tranquillità con il nostro drone. Ma prima di iniziare, se ancora non l'hai fatto, vorrei chiederti di iscriverti al canale attivando la campanella e se ti va seguirmi su Instagram, dove posto i miei più bei lavori. Allora ragazzi, tanti ma tanti di voi in questo periodo, penso soprattutto chi si sta avvicinando a questo mondo dei droni, quindi nuovi arrivati, mi fanno diverse domande sia sulla registrazione, sia se bisogna fare più una cosa che un'altra, sia sull'assicurazione per poter quindi volare in regola con il proprio drone. E quindi ho deciso di fare questa guida, anche perché magari qualche termine è cambiato, qualcosa nel sito di D-Flight l'hanno cambiata, quindi ho detto facciamo una nuova guida per il 2021 per poter indirizzare soprattutto i nuovi utenti a volare in regola. Iniziamo subito ragazzi, me l'avete anche questo chiesto in tanti, se bisogna avere un'assicurazione. Ebbene sì, per poter volare con un drone che non sia definito giocattolo bisogna avere un'assicurazione, quindi da DJI Mavic Mini Mini 2, che sono quelli più leggeri, quindi sotto i 250 grammi, a quelli più grossi, sì, bisogna fare un'assicurazione. Io adesso ve ne suggerirò due che sono tra virgolette le più famose e quelle che vi posso tra virgolette anche consigliare. Poi lo so che ce ne sono anche tante altre che costano anche un po' di meno e quant'altro, però io so di loro che sono sicure. Se poi e qualcuno di voi ne ha già provato qualcun'altra e cosa di meno, la può benissimo linkare qui sotto nei commenti. Quindi andiamo a vedere queste due assicurazioni. Una è quella di DroneZin, comunque trovate i link qui sotto nei commenti, che per uso hobbistico ve ne propone due, una large e una praticamente small. Una costa 40 e una 35. Le differenze tra queste due è semplicemente che in una possiamo volare con i droni fino a 25 kg, con l'altra fino a 2 kg, ma comunque ci basterebbe. E in una possiamo volare in volo FPV, quindi se avete un DJI FPV o un drone FPV vi serve per forza questa da 40, perché l'altra non ha il volo in FPV. Inoltre questa copre anche i rischi per violazione della privacy e copertura danni da interruzione o sospensione di attività terzi, eccetera. Quindi hanno queste due piccole differenze. La franchigia è di 150 euro e c'è anche quindi anche nella small. Il massimale della small è superiore, ma comunque sappiamo benissimo che va bene anche questa qua, che ha il massimale da 1 milione, quindi no problem. In quella di Personal Drone invece costa 50 euro, quindi 10 in più di quella large di DroneZin, però non c'è franchigia, quindi non dobbiamo sborsare una lira se succede qualcosa, e questa include anche tutto il nucleo familiare, cosa che non fa quella di DroneZin. Quindi in sostanza le differenze tra quella di Personal Drone e DroneZin è che questa copre tutto il nucleo familiare e ha franchigia zero, costa 10 euro in più. Inoltre possiamo anche fare la polizza estesa tutta la vita privata e costa 20 euro in più, quindi sono 70 euro annui. Ricordo che questa è una patrimoniale, quindi anche per chi come me già l'ha stipulata, io l'ho stipulata con la mia banca, alcune delle assicurazioni patrimoniali coprono anche i droni, quindi se avete un'assicurazione del genere informatevi che probabilmente coprirà anche il vostro drone. Una volta quindi stipulata l'assicurazione, che è la prima cosa da fare per il vostro drone, dobbiamo andare a registrarci su D-Flight. Andiamo su D-Flight e andiamo in servizi. La prima cosa che vi comparirà ovviamente è niente, perché tanto qua è lento come la morte. La prima cosa che vi comparirà è vai direttamente alla registrazione. Questa è la registrazione base al sito, quindi non dovete pagare ancora nulla. Andiamo in vado a registrazione, molto ma molto semplice, compiliamo tutti i campi, quindi tipologia utente, privato, username, uno username che scegliete voi, l'email, il nome, il cognome,
la nazione di nascita, la provincia di nascita, il luogo di nascita, la data di nascita e il codice fiscale. Una volta fatto ciò, vi arriverà una mail per confermare il vostro indirizzo email. Effettuata la registrazione, andiamo a loggarci. Io sono ovviamente già registrato e mi loggo nel sito. Fatto ciò, ragazzi, vi comparirà una schermata simile a questa. Io avevo già fatto queste cose tempo fa, bla bla bla, eccetera eccetera. Comunque vi farò vedere la procedura ugualmente. Andiamo nel nostro account e la prima cosa che dovremo fare è registrarci come operatore UAS. Allora, qui vedrete una schermata che ora vi faccio vedere in sovraimpressione. Ci saranno i due abbonamenti oscurati, quindi non potrete attivare alcun abbonamento, perché per poter fare la registrazione come operatore UAS, che una volta era operatore SAPR, quindi qualcuno magari in qualche video vecchio che avevo fatto mi dice: ma prima c'era scritto SAPR o UAS? È la stessa cosa, ragazzi. Quindi, per abilitare la possibilità di registrarsi come operatore UAS, dobbiamo abbonarci come utente base. Per poterci abbonare come utente base, dobbiamo acquistare dei D-Coin. Come si fa? Semplicissimo, si fa in acquista e si prende questo qua, abbonamento base un anno, quindi 6 crediti che equivalgono a 6 euro. Clicchiamo qua, facciamo acquista, verranno messi nel carrello. Una volta che sono messi nel carrello, possiamo andare al checkout. Indichiamo come vogliamo acquistarlo, i dettagli di fatturazione, la modalità di pagamento e confermiamo l'ordine. Una volta fatto ciò, torniamo nella schermata nostra dell'account e troveremo il tasto abbonati come utente base sbloccato. Clicchiamo sul tasto e saremo così abbonati come utente base. Fatto ciò, possiamo quindi andare in operatore UAS e registrarci per l'appunto come operatore. Molto ma molto semplice. Andiamo in tipo di documento, mettiamo ovviamente carta d'identità o che ne so, passaporto o carta d'identità elettronica, ID documento, rilasciato da rilasciato il, scadenza, spuntiamo le varie diciture, io l'ultima non l'ho spuntata, e salviamo. Una volta finita la registrazione online, vi dovrebbe arrivare un'email. Ora non so se al giorno d'oggi hanno aggiornato il sistema, magari la mail non vi arriva, però vi dovrebbe arrivare una mail e vi chiederà di compilare il modulo che c'è nella mail di D-Flight e di inviare il vostro documento che avete inserito per confermare e perfezionare quindi la registrazione fatta online. Una volta fatto ciò, la spedite tramite mail rispondendo quindi all'indirizzo che vi ha mandato la documentazione e avrete concluso quindi questa fase di registrazione come operatore UAS. Quindi, fatto ciò, ragazzi, vi comparirà qua attivo e una volta che vi comparirà attivo vi comparirà anche qui il vostro QR code operatore. Allora, ragazzi, questo QR code può essere applicato a tutti i vostri droni. Non avete bisogno di comprare per ogni drone il pacchetto dei 6 D-Coin, eccetera, eccetera. No, va bene. Questo QR code lo applicate su tutti i vostri droni, indifferentemente. Quindi lo prendete, lo applicate sopra o dentro al vano batteria. L'importante è che sia accessibile. Ad esempio, lo metto dentro al vano batteria in modo tale che non si stacchi, eccetera eccetera, quindi è molto più sicuro. Qualora, non so, poi le autorità debbano fare un controllo, prendono il drone, aprono il vano batteria, vedono il QR code operatore e il gioco è fatto. Quindi molto molto semplice. Questa cosa la dovete fare voi. D-Flight non ha un servizio di stampa, eccetera eccetera, vi mandano a casa, quindi dovete prendere e stampare voi il QR code, magari se non avete una stampante, eccetera eccetera, o vi viene male e quant'altro. Prendete sto file, andate in una copisteria o quello che è, ve lo fate stampare magari in carta adesiva e lo attaccate direttamente. Finito ciò, ragazzi, siete pronti per volare col vostro drone al di sotto dei 250 grammi. Quindi questa procedura vale per chi ha un DJI Mavic Mini e Mini 2 o chi ha un drone sotto i 250 grammi. Per chi invece ha un drone uguale o sopra i 250 grammi serve l'attestato A1A3. E per fare l'attestato A1A3 io ho fatto un video dedicato a questo, ve lo lascio qui nelle schede.
Alexa, stop. Tutti trovano il solito 150 grammi, dovete avere per forza l'attestato 1 a 3. Una volta che avete il vostro attestato, dovete andare in questa linguetta qua, attestato pilora, e inserirlo qua. Molto semplice, un tipo di addestramento, mettiamo online, ovviamente a 1 a 3. Il numero di attestato lo trovate direttamente sull'attestato. Responsabilità d'attestamento qua lo compila in modo automatico. Data di rilascio, mettete quella che c'è sul vostro attestato, e anche come data di scadenza. Infine ragazzi, in tipo dovete mettere, qualora abbiate preso la 1 a 3, il non CRO, perché qualcuno di voi si diciamo bloccava in questa parte qua. E infine ragazzi, flaggate queste due caselle e il gioco è fatto. Fate salva ed è finito. E così potrete volare anche col vostro drone uguale o al di sopra i 250 grammi. Inoltre ragazzi, allora questa è la procedura. Avete finito. Una volta che avete l'assicurazione, vi siete registrati come operatore, avete perso il vostro QR code, l'avete applicato sul vostro drone, qualora abbiate un drone di sopra del 250 grammi o uguale, avete messo il vostro attestato 1 a 3, siete pronti per volare. Ma come dico sempre nei miei video, mi raccomando, alle mappe di flight. Qui noi possiamo vedere le nostre mappe, dove possiamo volare, dove non possiamo volare. Ho fatto un video per quanto riguarda le mappe, ve lo lascio anch'esso qui nelle schede, mi raccomando andate a vedere, è molto interessante. E differiscono dalle mappe dell'app DJI Fly, perché tanti di voi mi hanno chiesto: ma a chi devo fare riferimento? Sempre alle mappe di flight ragazzi, perché quelle sull'app DJI Fly sono molto più permissive, ok, sono un po' più tranquille. Quindi facciamo sempre riferimento a quelle di D-Flight. Se siamo direttamente sul posto, possiamo vedere direttamente sul cellulare e vediamo se possiamo o meno volare. Se invece dobbiamo programmare dal computer, tasto destro sul punto, e ci dice i metri di altezza e come e se possiamo volare. E il gioco è fatto. Ebbene ragazzi, io spero e credo di essere stato abbastanza chiaro nello spiegare tutta la procedura per poter volare in regola. In realtà, come dico sempre, dovrebbero essere gli enti, ok? Dovrebbe essere D-Flight avere una procedura più accessibile, perché chi entra in questo mondo piglia un drone e vola, non sa neanche cosa deve fare, deve informarsi tramite, diciamo, noi, ok? Siamo in questo settore, per poter capire qualcosa. D-Flight, ENAC sono un po' confusionarie, non si capisce tanto, bisogna stare un po' dietro e non c'è una procedura guidata per poter andare passo passo e poter fare questa cosa in modo più tranquillo. Dovrebbero essere loro a invogliare le persone a regolarizzarsi, perché magari uno si scoccia, troppo complicato, e dice vabbè guarda, io me ne frego, o non mi compro il drone oppure volo senza registrarmi. Dovrebbero essere loro a fare questa cosa qua. Io spero quindi di essere stato utile, soprattutto a chi si avvicina a questo mondo e vuole volare in regola. E quindi, se il video ti è piaciuto, lascia un like, un commento qua sotto per dirmi la tua. Mi raccomando, registrati al canale, attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. E noi, come sempre, ci vediamo a un prossimo video. Ciao!